Domenica di Pasqua della Risurrezione, dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro, e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutte e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti, non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Carissimi fratelli, cari amici, è Pasqua e benediciamo il Signore con grande gioia per la sua risurrezione, per la sua passione, morte e risurrezione, per aver testimoniato, per aver donato all'umanità una certezza, la certezza che l'amore donato, l'amore offerto, l'amore sacrificato risorge e chiama l'umanità a vivere una vita nuova. Le donne che vanno al sepolcro e lo trovano vuoto e chiamano gli apostoli e corrono e lo trovano vuoto, vuoto ma in certo qual modo ordinato. È il segno che davvero, come dicono gli angeli, non possiamo cercare tra i morti colui che è vivo. Cioè non possiamo soltanto pensare a quella che è la tristezza di una fatica, quella che è la durezza di un sacrificio, quello che è l'impegno coinvolgente e totale che chiede di essere vissuto con grande donazione di sé, con grande abnegazione. Non ci deve spaventare questa fatica, non ci deve spaventare l'abnegazione e il sacrificio, perché il sacrificio e l'abnegazione sono il dono della vita. E allora la vita non rimane laddove c'è stato semplicemente l'offerta sacrificale, ma vive nella ricchezza della dimensione nuova, del potersi presentare nuovamente con i segni del sacrificio, perché Gesù porterà sulle sue mani, sul suo corpo, i segni delle piaghe della crocifissione, si presenterà con i segni del sacrificio, ma in una dimensione nuova. La dimensione della vita piena. E allora abbiamo questa fiducia ogni volta che siamo chiamati dalla misericordia di Dio, dalla provvidenza, dalle circostanze. Siamo chiamati a offrire qualcosa di nostro, a offrire la nostra stessa vita, ecco, illuminati, guidati dalla luce della presenza di Dio, guidati dal sacrificio di Gesù, dalla sua Pasqua di morte e di risurrezione, sappiamo che noi andiamo verso una vita nuova, andiamo verso la risurrezione. La risurrezione allora deve essere la guida di tutti i nostri pensieri. E per la risurrezione di Cristo, che noi sapremo essere fedeli alla giustizia anche di fronte alle ingiustizie. E per la risurrezione di Cristo, che noi sapremo essere ricchi di bene nella carità anche di fronte all'egoismo. E per la risurrezione di Cristo, che saremo capaci, come Lui ha fatto, di perdonare anche di fronte all'ostinazione, forse, dell'altro. Dovunque c'è egoismo, dovunque c'è disonestà, ingiustizia, dovunque c'è quella tracotanza di rigidimento nel male, c'è la morte. Nella risurrezione del Cristo noi annunziamo il bene e lo testimoniamo, lo offriamo al mondo insieme con Gesù. Questa è la nostra Pasqua. Auguri fraterni a tutti, possa la risurrezione del Cristo essere luce a tutto il nostro cammino.